Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Derby che sia una partita particolare, mi sembra che sia una cosa naturalissima, no? Sfugge sempre a qualsiasi, come sfugge a ogni pronostico, sfugge anche a qualsiasi comprensione. Il pathos, io dico sempre che i calciatori una partita come questa si motivano da soli, non hanno bisogno di particolari alchimie per motivarsi. Per me no, contano i tre punti, conta che in questo momento abbiamo bisogno, conta che ogni partita è buona per cercare di portare nel proprio carniere qualche punto in più, quindi va inquadrata in questo contesto personalmente per me, perché non devo dare risposte a niente, a nessuno, quindi di conseguenza conta soltanto la sfida fra Catania e Palermo, dove in palio ci sono tre punti importanti per noi, che lottiamo per la permanenza in Serie A, e importanti per il Catania che dir si voglia deve necessariamente puntare alla UEFA, perché qualsiasi ulteriore traguardo che non sia il raggiungimento dell'UEFA, per quello che sono le potenzialità della squadra, sarebbe praticamente un fallimento. Di conseguenza per loro che ne possono dire, conta l'UEFA, per noi conta la salvezza. Ed è una cosa stranissima, perché si è praticamente ribaltato quello che era il cliché di sempre, con il Palermo a lottare per l'UEFA e il Catania a lottare per la salvezza. No, sono di quelle cose che succedono naturalmente, bisogna pigliarne atto e cercare di andare avanti. Quando lei è arrivato a Palermo, immaginava questo ribaltone, immaginava di avere il Catania 8 punti sopra il Palermo? Ma guardi, non si tratta di immaginare il Catania 8 punti o 20 punti o 2 punti sopra il Palermo. Sicuramente, avendo visto all'opera il Palermo, ero, come sono convinto, che gli obiettivi delle due squadre erano diversi, e quindi l'obiettivo del Palermo era quello della salvezza, mentre quello del Catania non poteva non essere quello della qualificazione UEFA, perché ha squadra, potenziale tecnico, potenziale economico, potenziale strutturale per ambire a questo traguardo. Gazzetta o poi Radio? Buongiorno. Ha lasciato Catania, però permane, diciamo, qualcosa di romano, perché il silenzio stampa che hanno voluto fare ricorda molto quello che... Sì, ma d'altra parte è normale che sia così. Come la squadra è la stessa che ho fatto io non ho lasciato qualcosa, io ho lasciato tutto. Quella è una realtà costruita totalmente, interamente dal sottoscritto, quindi capisco come non hanno toccato niente da un punto di vista tecnico, come i bravi soldatini stanno adottando le stesse tattiche che io ho sempre adottato per quanto attiene al derby. Ma se non parlano loro, parlo anch'io per loro, quindi problemi non ce ne sono sotto questo aspetto. Ripeto, non ho motivi particolari io ho 8 anni, non si possono non si può certamente un figlio dire che si rinnega un figlio, quindi sarei uno stupido a rinnegare quello che io ho creato. Di conseguenza
posso prendere atto di un processo di evoluzione che è partito dal niente e che oggi annovera il Catania come fra le società, e da un punto di vista economico e da un punto di vista tecnico, fra le società migliori in Italia. Questo è una cosa che ne posso pigliare atto e basta.